Eccoci, allora, siamo qui dalla redazione di Via Eustachi di Affari Italiani per le nostre dirette politiche. Oggi abbiamo un ospite importante, Pierfrancesco Maiorino, che i nostri lettori conoscono bene perché Pierfrancesco è di casa, nel senso che fino a qualche mese fa ha scritto per noi la rubrica Senza Letizia, quando il sindaco di Milano era Letizia Moratti. E Pierfrancesco era il capogruppo del Partito Democratico, quindi era il capo dell'opposizione. Adesso le parti si sono invertite, Letizia Moratti sta sui banchi dell'opposizione, come sindaco abbiamo Pisapia e Pierfrancesco è diventato, dopo un ottimo risultato elettorale, assessore al welfare e ad altre cose, poi mi dici la Ne dizione parliamo. esatta. E quindi diciamo che è un assessore di peso che si occupa appunto delle questioni del sociale e entreremo nel dettaglio. Quindi benvenuto a Pierfrancesco e appunto qual è il Grazie tuo ambito di competenza? a tutti. Intanto buongiorno e ciao a tutti. Io sono l'assessore alle politiche sociali e ai servizi per la salute, il che vuol dire, come dicevi tu, occuparsi del welfare e occuparsi del welfare nell'accezione più ampia possibile, cioè servizi sociali tradizionali, sostegno alle famiglie, agli anziani ed anche politiche attive per l'immigrazione, per una buona politica dell'immigrazione che non si sviluppi più attraverso la lente della paura, ma come un'opportunità per sviluppare reale coesione e integrazione nella città di Milano. E poi tutto ciò che riguarda la prevenzione, la cultura della prevenzione, poiché la tematica della sanità, come è noto, è innanzitutto in capo alla regione, il comune deve svolgere, cosa che io credo abbia fatto scarsamente sin qui, un ruolo di regia per, come dire, implementare e sostenere una cultura della prevenzione. Bene, fatta questa premessa, poi vogliamo anche parlare un po' di politica, perché Pierfrancesco è assessore, ma è anche un esponente importante del PD milanese, quindi vogliamo anche capire di là che succede. Ieri abbiamo dato una piccola indiscrezione, la riunione dei parlamentari del PD che si trova un po' disorientata rispetto a vertici locali che parrebbero un po' in questo momento un po' distanti dalle tante cose che accadono, quantomeno silenti, e quindi pare che sia stata sollecitata da parte dei parlamentari al segretario regionale Martina una verifica sullo stato dell'arte e eventualmente qualche cambiamento necessario. Così confermi, c'è qualche. Io non so, io non ero presente alla riunione dei parlamentari per ovvie ragioni, non essendolo. Io credo che molto serenamente dobbiamo dirci che fare il partito di governo non vuol dire fare il partito d'opposizione e che ci si debba riorganizzare. Questo riguarda tutti, nel senso che nessuno di noi nasce imparato il fatto che per 20 anni la sinistra, forse anche 25 se andiamo un po' più in là dal punto di vista storiografico, la sinistra in questa città è stata all'opposizione, nei fatti dal punto di vista culturale minoritario ci consegna oggettivamente la necessità di costruire un partito di governo secondo una capacità di azione, di iniziativa e di organizzazione totalmente nuova e dobbiamo farlo. Quindi io credo che dobbiamo mettere mano al nostro modo di essere a Milano, a maggior ragione perché abbiamo vinto. Di solito queste cose si fanno quando si è perso ed è faticoso e brutto, perché si mette in discussione magari il segretario. Invece in questo caso veniamo da una vittoria, da un ottimo risultato del Partito Democratico, quindi il punto non è mettere in discussione Tizio Caio, ma è porre in mano al nostro modo di essere, coerentemente a una cosa, cioè al fatto che noi in relazione a quanto facciamo al governo dobbiamo essere presenti nella città. Non possiamo pensare di chiuderci a Palazzo Marino o io a Largo Treves o un altro a Palazzo Reale e non comunicare alla città. Tra l'altro poi il municipio ha sottratto molte risorse anche umane al partito e quindi c'è un partito un tantino asfittico da questo punto di vista. Ma io non lo definirei asfittico, ovviamente in diversi facciamo quel che gli elettori ci hanno chiesto, cioè abbiamo responsabilità di carattere istituzionale di governo e quindi nell'ambito del partito, io peraltro non ho di partito, non ho incarichi da un bel po', quindi
da questo punto di vista, insomma, sono convinto che anche prima forse si dovesse porre mano con più coraggio alla rivisitazione di alcune funzioni di responsabilità. Io credo che ci sia bisogno di far sì che a fianco a Roberto Cornelli, Francesco Laforgia, le persone peraltro giovani che stanno dirigendo il PD, ci sia un gruppo di trentenni che sappia con forza guidare il Partito Democratico in questa città e in Italia in relazione a questa città. Perché un tema vero che noi abbiamo cancellato completamente in questi anni è quello di come il PD milanese torni ad essere un partito che si confronta anche con i grandi temi nazionali. Certo. Perché parlare di Milano vuol dire parlare del paese, come ci diciamo nei comizi. Poi l'abbiamo, io credo, fatto scarsamente nel corso di tutti gli anni 2000. Senti, torniamo al tuo lavoro istituzionale. Stamattina c'è un comunicato di Adriano Bartolucci Proietti, fresco, di stamane, che è il leader del Dipartimento LGBT, che è un acronimo che sta per lesbiche, gay, bisessuali e transgender, di AICS, l'ente di promozione sportiva e culturale. Bene, loro dicono Maiorino santo subito. Poveri santi. Ecco, e dice: con la nuova giunta Pisapia, Milano e l'Italia muovono i primi passi verso il riconoscimento delle coppie di fatto con l'istituzione del registro delle coppie, appunto, di fatto. Vero, falso, ci siamo? Abbiamo iniziato a lavorarci, a discutere e a lavorarci. Io dico una cosa molto semplice, che il registro è più in generale una politica sui diritti civili che ci porti fuori dal medioevo culturale dell'Italia, di cui Milano è stata espressione in questi anni, fanno parte del nostro programma e quindi dobbiamo essere coerenti. Poi possiamo discutere del metodo, dello strumento, perché lì c'è una grande discussione anche interna al movimento delle organizzazioni gay, lesbiche, cioè se sia meglio il registro, l'iscrizione automatica all'anagrafe, il modello Padova, il modello Torino. Affrontiamone con molta laicità la questione di come tradurre il principio, però il principio non si può mettere in discussione, è un punto del nostro programma, io su questo intendo lavorare, ovviamente raccordandomi con gli altri assessori nell'ambito della giunta. Sono andato due sere fa a Padova, al Padova Pride Village, che è un'iniziativa molto bella promossa dall'Arcigay e da altre associazioni e patrocinata dal Comune di Padova. Mi sono confrontato col sindaco Zanonato, che non è certo un pericoloso estremista, e insieme si ragionava proprio di come rendere concreto ed esigibile il diritto per le coppie omosessuali, diciamo, come non considerare le coppie di serie B, perché non è che vogliamo costruire un nuovo privilegio. Il punto è non discriminare, e su questo credo che sia utile. Poi, al di là della santità, devo dire che ieri Libero mi ha definito Zapatero dei Navigli, Libero il giornale, perché poi ormai faccio confusione tra i due. Oggi santo subito, adesso mi collocherò in una versione intermedia. Alberto, ti vedo preoccupato per questa volta. No, non temete di, come dire, Pisapia ha vinto anche grazie all'elettorato moderato, credo, perché se no non avrebbe raggiunto quella percentuale. E non temete di irritare la Milano cattolica facendo questo? Tradizionale? Ma io credo che la Milano moderata, concreta e pragmatica sia molto più avanti delle preoccupazioni di una parte della rappresentanza politica conservatrice. Cioè, io credo che noi siamo di fronte alla necessità di regolare una situazione che in tutta Europa è regolata, di riconoscere dei diritti che in tutta Europa sono riconosciuti. Cioè, l'Italia è l'eccezione in questo caso, la regola è tutto il resto del continente, che presenta dai matrimoni alle unioni, da forme amministrative a grandi cambiamenti legislativi, comunque dei passi avanti su questo terreno. Cioè, è un dibattito questo che non dovremmo neanche fare, nel senso che siamo proprio al buon senso, facciamo, costruiamo, confrontiamoci sullo strumento e, la dico così, chiudiamola lì, nel senso che quando dicono ci sono altre priorità, è vero che ci sono altre priorità. Questo è il benaltrismo però, italiano. Però non, nel senso che è chiaro che ci sono altre priorità, il fatto che questa non sia una priorità non vuol dire che non dobbiamo occuparcene però. Sempre il comunicato dice: il neosindaco Meneghino non si ferma qui, vuole estendere il sussidio economico di 5.000 euro previsto per l'acquisto della prima casa, riservato alle neocoppie etero, anche a quelle LGBT.
nonché l'apertura delle graduatorie d'accesso alle case popolari fino ad oggi esclusivamente riservate alle coppie sposate e la realizzazione di un grande momento di discussione con gli stati generali arcobaleno, a cui da subito GAIX aderisce con entusiasmo. Trovo delle notizie qui in questo comunicato, non ne avevo letto mai. No, in realtà erano le cose che sono state dette in queste settimane alle quali dobbiamo evidentemente mettere un po' ordine. Il punto è questo. Io sono convinto del fatto che il registro o qualsiasi riconoscimento dei diritti per essere tale debba avere una sua funzione materiale, una sua ricaduta concreta, se no siamo sul terreno di una nobile, nobilissima, però battaglia solo di principio. E se noi diciamo che non ci debbano essere unioni di serie A e unioni di serie B, allora diciamo che se c'è un bando come c'è legato alle, che dà un sostegno, come è stato previsto dall'amministrazione precedente, alle coppie che si uniscono in matrimonio per l'acquisto della casa, in quel caso questo sostegno io credo debba essere dato anche alle coppie omosessuali. Anche in questo caso poi discutiamo della modalità, però il principio e la sua connessione a una ricaduta concreta ci deve, io credo ci deve essere. Quindi questa è una notizia. Pierre. Sì, 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 c'è un, sì, sì, è una notizia. Cioè poi non so, i giornalisti siete voi, quindi non so se è una notizia, ma diciamo che non l'abbiamo mai letta fino sì, ad ora così chiaramente. In questi giorni l'abbiamo accennata, diciamo che grazie a voi la posso precisare in maniera più efficace. Vedi, Mariella è già pronta a mordere subito. Io credo che tutto ciò che riguarda il sostegno in relazione all'accesso alla casa che viene, come dire, previsto per le coppie sposate debba essere previsto anche per le coppie non sposate. Questo riguarda le persone eterosessuali come le persone omosessuali. Il sussidio in confermi che è di 5.000 euro? E su questo lavoriamo. C'è un bando aperto, purtroppo, che non è stato di grande successo, fatto da Moratti, che dava questo sostegno alle coppie sposate per comprare casa. Io lo sto rimodellando, lo presenterò a settembre rimodellato con l'idea di aiutare tutti quelli che vogliono dar vita a un progetto di convivenza, perché il punto è sostenere i progetti di convivenza e quindi sostenere l'idea che oggi in una fase così difficile dal punto di vista anche sociale, economico, vanno sostenute le persone che insieme vogliono costruire il proprio futuro. Vogliono fare e famiglia. Quindi, e quindi da questo punto di vista io credo che queste siano tutte idee che vogliono sostenere una buona concezione del fare comunità. Ed è il motivo per cui io credo che ci possa essere un incontro anche con le cosiddette culture moderate, nel senso che penso che dobbiamo sostenere tutti a sfidare assieme il proprio futuro. Questo è un po' il punto su cui mi interessa aprire una riflessione. Poi anche in questo caso io sono uno laico davvero e quindi dico confrontiamoci, non è che tutto va deciso in un minuto. Pongo una questione sul tappeto, sono pronto a discuterne, basta che la discussione non sia strumentale o come fanno gli esponenti della destra, comprensibilmente, anche se devo dire non gli ha portato già bene in campagna elettorale, non capisco perché continuino, è un problema loro. E in questi giorni leggevo che io vorrei togliere i soldi alle famiglie e dargli agli omosessuali, che è un'enorme cazzata questa, quindi non è il punto, non è quello di togliere alle famiglie e dargli agli omosessuali, il punto è di dare nuove opportunità che si aggiungono, non che si sottraggono. E chi dice la coperta è corta, quindi la vuoi tirare da una parte e dall'altra, dice un'enorme fesseria, perché io penso che non debba essere tolto un soldo alle azioni rivolte alla famiglia tradizionale, anzi. Quindi allora confermiamo una possibilità di un sussidio economico e anche l'accesso alle case popolari. Ecco, sulle case popolari io pongo un altro tema, nel senso che oggi le case popolari, i regolamenti riguardanti il loro accesso, le graduatorie, non sono questioni che riguardano le competenze del comune. La competenza, diciamo, c'è un ruolo della regione, c'è un ruolo di ALER. Anche in questo caso io dico a questi enti, apriamo una riflessione, discutiamo, e discutiamone anche all'interno della giunta, cioè è inutile, non voglio nascondermi dietro un dito, so benissimo che questi sono temi che hanno diviso molto in questo paese e che possono dividere il campo anche del centro-sinistra. Il punto però è, c'è o no la questione che io pongo? Cioè siamo di fronte o meno al fatto che Federico e Stefano
o Giovanna e Alessandra non godano degli stessi diritti di Federico e Giovanna. Se questa discriminazione c'è, confrontiamoci sugli strumenti. Senti, che situazione hai trovato? Il famoso buco lasciato dalla Moratti, su cui c'è discussione direi quotidiana. Posso, scusate, intanto scrivo su Facebook che sono sì? qua, perché dai, non ho ancora dai, fatto, scusate. Okay. Perché siamo partiti subito. No, ma prego, prego, dai. Ti ascolto. Però. No, dicevo, ancora ieri ho qui la lettera ai cittadini di Pisapia. Cari milanesi, sembra un po' il sì. mio cuore, no? Vabbè, un po', sì, de amicis. De amicisianamente, noi milanesi. Siamo per un rapporto di prossimità col nostro elettorato. Ecco, e poi qui si ribadisce la volontà di ascolto, si ascolta, si ascolta, ma i politici quando vogliono, dicono noi ascoltiamo, ascoltiamo. Ascoltate, va bene. Poi qui la Rozza, fantastica, il capogruppo del PD, proprio nel video che ha fatto qui, ha detto basta con l'ascolto e vediamo di dare anche qualche risposta ogni tanto. No? Sì, sì, questo riguarda tutti, anche lei. Sì, certo. Allora niente, di nuovo la questione del buco. La Moratti aveva annunciato 48 milioni di attivo, mentre c'era un disavanzo di 186 milioni di euro, dice Pisapia nella lettera ai milanesi, e poi dice una parola secondo me un po' forte, hanno imbrogliato i milanesi. Adesso la Moratti dice, forse querelerà, non si sa. Comunque, come stanno la situazione? C'è sto buco o no? Beh... Vi hanno tagliato un po' di fondi? Caspita, c'è, ma adesso io dico una cosa molto semplice. Ma chi è il politico idiota che vuole cominciare la sua azione aumentando il prezzo del biglietto, introducendo l'addizionale, chiedendo agli assessorati i tagli? Cioè, se l'abbiamo fatto una ragione c'è, non è che siamo una... Matti. Sì, non è che siamo degli autolesionisti, l'abbiamo fatto perché c'è un'emergenza. Devo dire anche da ex capogruppo, che questo tipo di situazione economica e finanziaria, questa problematica riguardante il buco, che noi avevamo denunciato a febbraio e marzo, in realtà non l'avevamo compresa nemmeno noi nella sua entità, perché era connessa alla vicenda di Serravalle, nel senso che pensavamo tutti evidentemente che l'operazione di Serravalle potesse andare in porto con facilità. In realtà così non è purtroppo al momento e quindi si è determinata questa situazione di fronte alla quale non ci può essere una classe dirigente irresponsabile che si fa i fatti suoi e fa finta che non ci sia bisogno di un intervento radicale. Aggiungo poi che c'è stata nel frattempo anche la manovra di Berlusconi che ha continuato a tagliare gli enti locali. Se noi non fossimo intervenuti, se noi non intervenissimo, faremmo uscire dal patto di stabilità il Comune di Milano e verremo travolti l'anno prossimo sul piano. Dovremo chiudere gli asili, dovremo chiudere i servizi di assistenza agli anziani, non dovremo più dare i pasti nelle case degli anziani, dovremo chiudere i centri dei disabili, dovremo fare queste cose. Poi si può discutere, ed è lecito parlare, si può discutere, è lecito parlarne, del fatto di dove vai, dove prendi questi soldi, no? Che tipo di azioni fai? Allora su questo io direi alla destra, invece di continuare a dire questa idiozia secondo la quale non c'è il buco, ci dicano, cosa che non dovevano fare in queste settimane e non hanno fatto, a fronte del buco come lo riparerebbero. Ecco. Per esempio, una cosa che loro dicono, intanto hai mandato su Facebook. Lo sto facendo adesso. Però poi la Rozza si arrabbia, credo, no? Perché che lei aveva detto che non si fa politica su Facebook. È stata lei, giusto, Mariella? Sì, sì, esatto. Ha detto no, basta con questa logica. Va bene usare Facebook. Vabbè, sopravviverò alle osservazioni della capogruppo. Quindi ci sei andato? Sì, sì. Ecco, l'osservazione per esempio che hanno fatto... per esempio ci sono i mancati introiti dovuti al blocco del piano regolatore. Assolutamente no, questa è una bufala. Questa è una idiozia totale, peraltro un'idiozia totale confermata in una... degli oneri urbanistici. Di cosa stiamo parlando? Non è neanche pubblicato. È sorprendente che ci possa essere una fesseria di questo genere. Se tenessimo bloccato il piano e quindi se bloccassimo lo sviluppo urbanistico della città per alcuni anni,
questo avrebbe una pesantissima ricaduta nel 2013, nel 2014, e questo è un tema che ci dovrà vincolare nel momento in cui metteremo mano al piano di governo del territorio ad essere celeri, veloci. I consiglieri comunali dovranno sapere di avere poco tempo per intervenire, proprio perché noi non potremo più permetterci di tenere in aula il piano di governo del territorio quanto io l'ho ottenuto con l'ostruzionismo che io abbiamo e ho fatto nella precedente esperienza. Oggi non ce lo possiamo più permettere per le condizioni economiche date che si sono poi generate in questi anni, quindi dovremo essere più rapidi, però non c'entra niente con la situazione di questo bilancio in questo momento. Senti, ma sto piano regolatore, appunto, tu dicevi, tu avevi dato un contributo anche dall'opposizione in una logica per certi aspetti bipartisan, è proprio tutto da buttare? E che tempi prevedete perché la città si doti di uno strumento così importante che è stato al momento congelato dopo invece mesi nella precedente legislatura di albe e di notti a bisticciare? Si era raggiunto questo accordo, adesso no, ricominciamo ad ascoltare i cittadini nell'interesse della città che deve camminare e correre. Quando è che arriva questo strumento? Ma intanto, per la verità, come Affari Italiani aveva raccontato con grande efficacia e attenzione, il piano di governo del territorio ha avuto una prima fase di confronto duro e di condivisione e una seconda fase di totale scontro. Quindi devo dire che la logica bipartisan poi si era un po' persa per strada, perché il centrodestra non si era, pur di non discutere le osservazioni dei cittadini, aveva impacchettato tutto in 8 momenti di discussione e votazione, come forse alcuni di voi ricorderanno. Ciò ci ha portato a presentare perfino un ricorso al TAR. Quindi diciamo, la situazione che ereditavamo era questa, ed era quella peraltro di un piano mai pubblicato, che qui è tutto sorprendente a volte, ma non è che noi abbiamo bloccato un piano già pubblicato. Il piano era ancora sulla carta, perché nemmeno Masseroli e la Moratti l'avevano reso formalmente operativo. Detto questo, noi sappiamo che entro il 31/12/2012 dobbiamo aprire e chiudere la vicenda del piano di governo del territorio, quindi recuperare le osservazioni, ridiscuterle, controdedurle, come si dice, portarle in consiglio comunale, lì sviluppare il dibattito necessario, nel frattempo confrontarsi anche con gli imprenditori, i comitati, gli addetti ai lavori, e chiudere la vicenda del piano di governo del territorio, che non è un piano tutto da buttare. Io questo non l'ho mai detto e continuo a non dirlo, cioè non ho, c'erano alcune cose positive, altre ambigue o pericolosamente ambigue. In sintesi, c'era un po' troppa attenzione al costruire pur di costruire, e poca attenzione alla qualità, al risparmio energetico, agli spazi verdi, agli spazi pubblici. Davvero io mi chiedo, ma non lo dico in forma ideologica perché io non ho niente contro i costruttori, ma oggi serve a Milano continuare a costruire palazzi che rimangono vuoti, o il punto non è quello di fare anche business e quindi fare anche affari, però recuperando, riqualificando, mettendo mano ai nostri quartieri che sono così svuotati, a volte decomposti, in decomposizione permanente, e invece rimetterli al centro di un grande piano di riqualificazione che è edilizia, ma pure sociale, culturale? Io credo che questa seconda via sia quella da prendere. Senti, l'altro appunto mancato introito potrebbe essere la non cessione della quota in Serravalle, che la Moratti aveva messo nel bilancio come prevedibile, sì, fattibile, invece sembrerebbe che sia in difficoltà. Hai novità su questo? Cioè no, non si riesce a vendere? No, sinceramente io non ho novità. Al momento non ci sono novità. Una bella espressione nella letterina di Pisapia. Una difficoltà che c'è, una difficoltà che a noi preoccupa molto. Devo dire, posso dire però una cosa, sì, anche sì, sulla lettera che ha fatto il sindaco, che io ho condiviso molto sia come strumento che come modalità di comunicazione, al di là delle tue perfide battute sull'ascolto. Il punto secondo me è questo, che noi ci siamo trovati questo buco che si sommava alla scelta di Berlusconi sconsiderata di continuare con i tagli degli enti locali. Dovevamo intervenire, siamo intervenuti. Lo abbiamo fatto, credo, mantenendo i criteri di equità. Ci si può rimproverare il fatto che potevamo arrivarci subito al tetto dei 33.000 euro a tenere bloccati gli abbonamenti mensili. Sì. Lì possiamo anche dire che in quelle settimane noi stessi su questo abbiamo fatto qualche errore,
ci metto assolutamente dentro, mica mi chiamo fuori. Però alla fine il risultato è che chi userà il trasporto pubblico in questa città come scelta sua, di, come vorrei dire, perfino di organizzare la propria vita, e quindi deciderà di abbonarsi, pagherà esattamente quanto prima. Non c'è alcuna città italiana nella quale è avvenuta una cosa di questo genere, e l'addizionale IRPEF, pur prevedendo una tassazione, quindi un mettere le mani nelle tasche dei milanesi, lo fa come non avviene in nessuna altra città italiana. 0,2 contro... lo 0,2 con un livello di esenzione della fascia di 33.000 euro è una combinazione che non esiste, andatevele a prendere a Roma, a Torino, 0,9, a Roma, Napoli, Torino 0,7, Bergamo a Varese, 0,6, Bologna a, 0,5. Nelle città lombarde leghiste, c'è un lunghissimo elenco di città lombarde leghiste. Lo dico anche al mio amico Salvini, che ci ha tanto criticato, dove l'addizionale è molto più alta. Quindi voglio dire, lì evidentemente noi abbiamo fatto quello che potevamo fare. Ora il punto è, se noi rimaniamo fermi lì non serviamo a un tubo, cioè se noi rimaniamo quelli che hanno fatto un taglio ragionevole e una redistribuzione del taglio ragionevole, non serviamo a nulla, perché il punto è oggi mettere in campo, come faremo da settembre, un piano contro la precarietà, misure a sostegno delle famiglie, un modo nuovo di governare, una buona idea nella gestione della pubblica amministrazione, una cultura della trasparenza che credo sia estremamente rilevante in questa fase storica, anche in questa zona del paese, rispetto alle scelte che si compiono, il coinvolgimento quindi dei cittadini in relazione a scelte che li riguardano. Se faremo queste cose saremo coerenti con il mandato elettorale. Senti, ma questa Serravalle che non si vende, aspetta che c'ho l'ufficio stampa del comune, magari ci vuol dire delle cose. Pronto? Ciao Ilaria, sono in diretta e quindi stiamo parlando in diretta video. C'è qui Francesco Maiorino, dici che andiamo in diretta, dici tutto. E approfittane, sei in diretta e... Ok, allora ti chiamo tra un'oretta, o anche tu se vuoi chiamarmi, verso l'una ci sono. Grazie, ciao. E vedi, pensavo che magari Pisapia volesse appunto dire delle cose, era la sua rimproverarmi. No, magari integrare. Allora, dicevo, Serravalle, volevo fare un po' un passaggio su questa vicenda triste del coinvolgimento di Filippo Penati nelle questioni giudiziarie. La Serravalle è una delle questioni di cui si è parlato, poi è stata un po' ridimensionata la questione. Però rimane dentro questa inchiesta un po', devo dire, non chiara, dove tutti i giorni si stanno scrivendo particolari, dettagli, ma in realtà ancora a me non è chiaro quali siano i riscontri alle parole dei due accusatori. Detto questo, insomma, una vicenda dolorosa per il Partito Democratico e per la sinistra milanese, un coinvolgimento pesante che si estende alla cosiddetta Stalingrado d'Italia, quindi anche a livello nazionale non è un momento bellissimo per noi, per quello che da Milano viaggia verso l'Italia in termini di Partito Democratico. Tu sei stato, diciamo, severo, tra i primi a dire, insomma, rigore e attenzione in queste cose. Qual è il tuo oggi, la tua sensazione? C'è da fare un po' di autocritica da questo punto di vista? Ma io credo che noi ci troviamo di fronte a una situazione molto difficile da capire, da decifrare, perché ogni giorno si leggono cose nuove sui giornali, non si capisce bene l'entità delle accuse, non è molto chiara. Io quindi mi auguro che la magistratura molto rapidamente ci permetta a tutti di capire e di comprendere. In quest'ottica devo dire che mi stupirei se alla fine di questa vicenda Penati risultasse colpevole, ma mi stupirei per come l'ho conosciuto in questi anni, devo dire anche per il tenore complessivo delle nostre campagne elettorali, attività, non ci abbiamo mai avuto il becco d'un quattrino, non capirei bene la destinazione di queste risorse. Detto questo, e detto quindi che poi io aspetto di conoscere la verità, io ho posto giorni fa un'altra questione, che è quella che chi è coinvolto in vicende simili
anche se innocente, e a maggior ragione forse se è convinto della propria innocenza, è bene che si faccia da parte per difendersi da cittadino in una situazione del genere. Poi, alla fine della vicenda, risultasse innocente, avrebbe tutte le occasioni e le opportunità per, come dire, essere oggetto di una restituzione del danno subito e di una rivalutazione della sua azione e iniziativa. Io faccio un ragionamento di questo tipo, se vogliamo addirittura prepolitico. Io dico che se mi trovo io in una situazione di questo genere, domani, io mi dimetto da tutto e non aspetto 5 giorni nei quali tutti me lo chiedono. Poi Filippo l'ha fatto e io in quest'ottica, adesso poi al di là di da quanti posti si sia dimesso, visto che c'è questo dibattito, però insomma nella sostanza comunque un passo indietro l'ha fatto, io credo che abbia fatto bene a farlo, era quello che gli avevo chiesto dall'inizio. Mi ha sorpreso vedere che quando l'ho chiesto io c'era chi si sorprendeva, l'ha fatto Filippo, questi che si sorprendevano non erano più così sorpresi. A volte ci sono quelli più realisti del re che fanno dei danni incredibili, che i consiglieri delle persone interessate in questi casi fanno danni anche agli interessati. Sì. Ma comunque pensi che ci sia una questione morale a sinistra? Assolutamente sì, nel senso che c'è un problema rispetto ad una somma troppo, a una casistica troppo ampia di vicende nelle quali non è chiaro il ruolo dei singoli amministratori, di singoli esponenti. Questo è un problema, nel senso che io credo che noi dobbiamo trovare ad essere quelli che si fanno affascinare dalla cultura della diversità, il che non vuol dire considerarsi diversi e quindi immuni, ma vuol dire considerarsi le persone che devono guidare la ricostruzione morale e civile di questo paese anche attraverso una gestione della cosa pubblica che sia inequivocabilmente al servizio dell'interesse generale cosiddetto, poi facendo scelte che possono essere quelle di cui discutevamo anche prima, che possono piacere, non piacere, però che devono essere fatte nel quadro di un rispetto delle regole indiscutibile. Si può fare qualcosa di concreto per arginare questo rischio montante di un grande inquinamento, di una grande commistione politica affari? Dentro il PD c'è consapevolezza e riflessione su strumenti reali di impermeabilizzazione di fronte? Beh, io credo che la prima cosa che si deve fare è che quando accadono cose di questo genere non si punta tanto il dito verso la macchina del fango, ma si guarda a se stessi. E quindi noi non dobbiamo dare l'idea di un fortino assediato. Io non mi sento minimamente assediato in questo momento, non mi sento neanche minimamente a disagio. Rivendico anzi una politica che sia più efficace su questi temi. Poi ci sono alcune questioni di merito che vanno affrontate. Ad esempio, in Italia va discusso probabilmente in maniera più onesta intellettualmente il tema del finanziamento pubblico ai partiti, delle forme di finanziamento pubblico ai partiti. A me piace molto da questo punto di vista un modello, come dire, americano, che fa sì che i privati non si vergognano di dire se finanziano e sostengono un singolo candidato, ci possa essere una chiara e chiarissima e aperta e pubblica e pubblicissima dimostrazione di quanto si è recepito da quali privati. Chi sta fuori da queste regole deve pagare. Credo che questo sia un tema da affrontare che dal 92 a oggi in realtà si è affrontato in maniera ambigua, carsicamente, e penso che invece lo si debba fare con efficacia e continuità. E quindi mi pare che il tuo riferimento fosse a questa risposta del vostro segretario Bersani, che ha parlato addirittura di class action, no? Quindi... Sì, io sinceramente, a me, come dire, ho capito, anche perché qualcuno ha cercato di tirarlo dentro nei giornali della destra, Bersani, quindi è una reazione che ho capito, nel senso che ho compreso l'esasperazione di Bersani, che sta facendo un grande lavoro per dare un futuro a questo paese, per sconfiggere Berlusconi, e qualcuno cerca di prenderlo, no? Dentro capisco tutto, devo dire che non condivido l'analisi sulla macchina del fango, non capisco chi debba fare la class action rispetto a chi, cioè, sinceramente non l'ho compreso e continuo a non comprenderlo. La capisco proprio come una reazione a caldo e penso che vada letta come tale. Del resto a volte i giornali della destra o i commenti
o le ambiguità del TG1 in alcuni servizi, che è molto più pericoloso di Libero, perché ha fatto alcuni servizi veramente da questo punto di vista discutibili, possono portarci a una risposta emotiva. La risposta razionale però deve essere quella di non nascondersi dietro un dito. Senti, torniamo al tuo assessorato. La, il tuo predecessore era una donna, Mariolina Moioli, sì, che era una delle persone più vicine a Letizia Moratti e quindi molto visibile. Come hai trovato l'assessorato, le attività? Che voto daresti al tuo predecessore e in che modo ti differenzierai? Ma io ho trovato un assessorato in gran forma, nel senso che ho trovato un assessorato con un sacco di gente che fa un grandissimo lavoro. E io non sto mettendo, non ho chiesto in relazione alle prerogative di altri o rispetto alle mie di mettere in discussione assetti, dirigenti. So benissimo che tante delle persone con cui io lavoro facevano il tifo umanamente per la conferma della Moioli. Però stiamo lavorando con grande senso di responsabilità e anche credo con qualche elemento di interesse rispetto all'altro, che a me piace molto. Se c'è un singolo esponente dell'assessorato che ha importanti funzioni e che viene da Comunione e Liberazione, io non lo vivo come un problema, lo vivo come un'occasione di arricchimento. Semmai, come dico a qualcuno, voglio poi convincerlo io, però non, davvero, non è un approccio buonista, è un approccio rispettoso della pubblica amministrazione. Al di là di quelle che sono state le scelte della Moioli, in alcuni casi positive, in altri non le ho condivise, ma non, e tra l'altro non sono animato dalla volontà di devastazione del passato, non mi convince, non mi ha mai convinto. Quindi mi pare un giudizio positivo verso il lavoro che ha fatto la Moioli. Ma io credo che lei, diciamo, io ho uno stile molto diverso, in alcuni casi penso che si sia trovata un po' tra l'incudine e il martello. Ad esempio, in relazione alla vicenda Rom, io credo che la Moioli avesse oggettivamente tentato, anche grazie al rapporto con Don Colmegna, una strada positiva di relazione tra legalità e solidarietà, poi decorato la messa all'angolo. Però credo che in alcuni casi ha fatto cose positive, in altri il centrodestra ha fatto delle cose che noi non abbiamo capito e il cui valore io sto comprendendo adesso. C'è, ad esempio, lo dico, ecco, forse questa è più tra virgolette una notizia di quelle di, rispetto a quelle di prima, lo dico anche in relazione a tutto il dibattito Pride, famiglia, eccetera, la vicenda del bonus bebè, cioè di contributi alle famiglie, alle coppie, alle mamme per fare i figli. Al di là della loro modulazione materiale, noi l'abbiamo, a sinistra l'abbiamo sempre trattata come una cosa paternalistica, sì, un po' da, di libro serie, cuore. Da libro cuore, un po' di serie B, oppure invece io credo che sia un fatto importante. Io nell'ambito pure di un bilancio che nel 2012 temo possa essere anche nel settore del sociale, che pure abbiamo difeso molto in queste settimane, grazie innanzitutto alla scelta del sindaco, nell'ambito di quel bilancio però io gli interventi a sostegno ad esempio della natalità e quindi cose tipo il bonus bebè voglio sostenerle e noi invece le criticammo. Quindi in realtà è anche molto interessante arrivare in un assessorato, guardare un po' più dentro i problemi e capire anche di valutazioni sbagliate che uno ha fatto all'opposizione dall'esterno. Poi c'è un tema che la destra non ha minimamente affrontato, che invece noi stiamo affrontando, in questo saremo davvero diversi e innovativi, che è la questione dell'immigrazione. Abbiamo instaurato questo tavolo delle seconde generazioni, coordinato da Seble Voldeghiorgis, abbiamo deciso di fare una serie di cose a sostegno di una buona politica della cittadinanza, quindi di scommettere sul fatto che gli immigrati di ieri o i figli degli immigrati sono una risorsa straordinaria in questa città e non sono un problema da risolvere. Sono una risorsa sulla quale scommettere. Credo che su questo saremo, diciamo, svolgeremo un'azione in totale discontinuità. Ragazzi, ci sono domande? Facciamo girare il microfono. Già che si è parlato di immigrazione, volevo dire una cosa io. Una carattere più generale, nazionale, vai, e una più milanese. Il Partito Democratico, volevo sapere quali sono le sue idee su come fronteggiare l'arrivo di immigrati in Italia, clandestini intendo, illegali, perché va bene l'accoglienza e l'integrazione, giusto, però se si dà l'idea di un paese pronto ad accogliere tutti, non è che dall'altra parte dell'Africa
recepiscono un messaggio, andiamo tutti in Italia, e poi magari qualcuno muore nel canale di Lampedusa. Se si fa passare il messaggio, tutti possono venire, tutti si possono integrare. Questo a carattere generale. A carattere nazionale, se viene da lei una famiglia di peruviani o di rom e una famiglia di milanesi che è milanese da 50 anni, hanno gli stessi diritti per una casa popolare o i milanesi vengono prima? Allora, prima questione, legge sull'immigrazione. Io non credo che sia giusta questa premessa, cioè non credo che sia giusto il nesso tra l'impianto della legge e il flusso migratorio. Del resto in questi anni, dal 2002 c'è la legge Bossi-Fini, c'è un messaggio molto chiaro e molto netto della destra contro i clandestini, gli immigrati continuano ad arrivare. Io penso che all'immigrato, al libico, al somalo, al nigeriano non gliene può fregare di meno della legge che si trova in Italia, in Spagna, in Francia. Sa che lì c'è una costa, una terra che dà delle opportunità in più. Se fa quel viaggio della speranza o della disperazione, o anche se è mosso invece da intenti negativi, perché è un delinquente, lo fa a prescindere dalla legge. E credo che questi siano i fatti che l'abbiano dimostrato. E poi il punto è semmai di che tipo di legge realizzi per evitare la clandestinità, perché questo meccanismo che lega la casa e il lavoro per alla regolarizzazione non fa altro che generare clandestinità, perché l'immigrato che qua per essere regolare deve avere una casa e un lavoro, non ci arriva mai con la casa e il lavoro, in questo modo arriva clandestino e rimane clandestino, inizia il lunghissimo e faticosissimo iter di regolarizzazione se vuole, altrimenti sta qua e noi non sappiamo chi è, dov'è e cosa fa. E quindi io credo che su questo terreno si debba reimpostare una legislazione che non connetta la regolarizzazione al posto di lavoro, perché è il modo migliore per alimentare tra l'altro il mercato nero che sfrutta, che trova nell'immigrato clandestino il perfetto attore professionista, perché è quello a cui non devi fare un contratto, che puoi sfruttare, eccetera. Quindi questo sul piano. Per quello che riguarda la questione della casa, io credo che della casa, dell'accesso alle graduatorie o gli asili, le scuole, io credo che generalmente non ci debbano essere discriminazioni. Devi decidere quando stabilisci devi innescare indubbiamente dei parametri, cioè non è che l'immigrato che arriva domani può godere dei diritti dell'immigrato che c'è da 5 anni, puoi sviluppare rispetto alla residenza un livello di, puoi verificare da quanti anni è residente, da quanti anni in regola, puoi entrare nel merito di questo, ma sul piano dei principi non puoi pensare di creare una serie A e una serie B tra l'italiano e l'immigrato. Dico di più, per quello che riguarda i bambini, ancora di più. Io tra mio figlio ha 3 anni e il figlio di una coppia rom, uso proprio l'esempio più antipatico, io credo che non ci debba essere nessuna differenza nell'accesso ai servizi, all'infanzia e alla scuola. Non vedo perché mio figlio debba essere trattato meglio del figlio di una coppia rom. Perché? Qual è il principio in relazione a cui debba essere un bambino diverso? Stefania, che fa la pagina del sociale, quindi sono proprio i suoi temi questi. Sì, io volevo fare una domanda sui disabili. Sì. Perché proprio di ieri la scoperta qui a Milano di una truffa sui pass per i parcheggi appunto riservati. Volevo chiedere come si può fare a conciliare la giusta lotta ai falsi invalidi, quindi colpire solo i falsi invalidi, senza colpire i veri invalidi, che spesso diciamo, sono subissati per esempio da richieste di certificazione dell'invalidità, magari un'invalidità permanente che non cambia diciamo, da un anno all'altro, eccetera. Ecco. Come si può fare a colpire solo i falsi invalidi? Ma io credo che su questo piano le cose giuste le stia facendo l'assessore alla sicurezza Granelli, è la persona che svolge anche il ruolo di coordinamento della polizia locale, delle iniziative della polizia locale,
e tra l'altro è supportato da Franco Bonprezzi, che è l'esperto incaricato da me a svolgere l'azione sulle politiche rivolte alle persone con disabilità, che è un amico storico nostro, collaboratore di Affari Italiani, le sue letterine. Quindi so che scomodando Bonprezzi gioco in casa, e penso che sia il punto vero sia il lavoro che stanno impostando insieme, cioè controlli, controlli, controlli e durezza su questo principio, perché solo attraverso questo noi riusciamo a verificare chi se ne approfitta in modo odioso di una situazione di privilegio di cui non deve assolutamente godere. Quindi non credo che il problema, non penso che oggi sia quello di colpire la persona disabile, il problema sia, cioè quel rischio lì penso che si possa superare nel momento in cui si interviene con efficacia sul terreno dell'organizzazione dei controlli, in realtà controlli che fino ad oggi non sono, diciamo, non sono state una delle priorità della polizia locale oggettivamente. Però i controlli non sono troppo generici, cioè vanno a verificare tutte le situazioni di invalidità, no? Quindi creano un danno, diciamo, tra virgolette, anche ai veri invalidi in realtà, però non cambiano la loro situazione da un momento all'altro. Però qual è l'alternativa? Come si può fare? Secondo me non c'è alternativa, il punto è quello di essere molto chiari sull'informazione al cittadino, cioè le aree devono essere delimitate chiaramente, quindi le soste devono essere chiaramente soste per disabili, su questo non ci devono essere ambiguità, e poi vanno controllati i pass. Non vedo un'alternativa, però se accettiamo suggerimenti, per noi la partecipazione e l'ascolto vale anche per la redazione di Affari Italiani, anche se il direttore di Affari Italiani è contro l'ascolto, noi se avete buone idee le prendiamo dalla pagina politica. Sì, io volevo fare una domanda rimanendo sulla questione della casa. La Pisapia prima dell'elezione aveva detto che la prima cosa che avrebbe fatto è stata quella di, diciamo così, ridare ai cittadini tutte le case Aler che erano blindate, occupate, eccetera. Perché insomma il problema della casa è uno dei più sentiti a Milano. Cosa state facendo? C'è Lucia Castellano, l'assessore della casa, che sta lavorando a un programma di recupero e riqualificazione delle migliaia di alloggi vuoti, inutilizzati, che sono quelli a cui facevi riferimento, e che sono proprio il punto di partenza di una nuova politica dell'abitare. Ci sono 4.500-4.800, secondo i calcoli che faccio io, case vuote a Milano di proprietà pubblica. Già il fatto che non riusciamo a fare un calcolo, un'anagrafe precisa, rende emblematico il tema. A Torino, ad esempio, non è così. Parlavo con l'ottima assessora Ilda Curti di questi temi alcune settimane fa. Hanno dei problemi riguardo alla politica della casa, ci mancherebbe, come tutte le grandi città, questa tematica dell'assenza di un'opera di restauro e quindi dell'incapacità di utilizzare questo straordinario patrimonio non c'è. Io penso si debba partire da lì e non da essere ossessionati dalla necessità di accontentare il grande costruttore di turno. Andrea De Eugeni, sì, della pagina Economia, sì, e Green. Volevo solo tornare sulla questione della casa per quanto riguarda l'accesso alla casa e in relazione alle coppie, alla parificazione con le coppie, ecco, si parla di coppie omosessuali. Con l'esplosione della spesa, il problema delle pensioni, eccetera, non sarebbe meglio forse agevolare le famiglie che possono aver figli e che quindi in questo modo contribuiscono con anche i problemi del tasso di rotazione, con il problema dei contributi eccetera, a risolvere anche questo problema qui? Io credo che noi dobbiamo allargare l'offerta, non decidere in relazione all'offerta di oggi di casa chi se la debba giocare, e quindi dobbiamo allargare la disponibilità. Le risorse e la possibilità ci sono in quegli alloggi vuoti o nel fatto che ci sono decine di edifici inutilizzati in questa città di proprietà pubblica a cui il centrodestra stupidamente non ha messo mano in questi anni e che rappresentano un grande pezzo di patrimonio. Quindi io non metterei in concorrenza, non metterei in contrapposizione. Semmai il punto, un po' tradizionalmente, un po' vetero, un po' impostazione vetero la mia su questo, io tornerei a mettere più accento alle questioni del reddito e a ristabilire un po' di sana progressività.
e a verificare con più efficacia. Possiamo anche in questo caso rivedere i parametri, discutere se lo strumento dell'ISE è lo strumento giusto, discutere il quoziente famiglia, facciamo tutte queste riflessioni, però al di là dello strumento, insomma, qui chi ha di più deve dare una mano in questa fase. Ad esempio, a me non sconvolge affatto aprire, lo dico a titolo personale, aprire una riflessione sul fatto che l'ICI rispetto alle grandi proprietà possa essere un terreno da cui prelevare risorse. Credo che sia una questione da affrontare. Mariella della pagina Milano. Allora, volevo chiederti, mentre ormai forse un mesetto fa si discuteva delle case del Trivulzio, al Trivulzio gli anziani non, per 15 giorni sì, non veniva fatta la doccia, per esempio, una banalità. E si è scoperto, la CGIL ha fatto questa denuncia, delle precarie condizioni igieniche in cui si trovavano gli anziani del Trivulzio. Com'è possibile che una città che vuole essere capitale europea, con l'Expo, piuttosto che con altre iniziative, succedano queste cose? È quello che mi chiedo anch'io, ed è il motivo per cui stiamo facendo una serie di incontri in questi giorni, proprio con personale del Trivulzio, per andare in fondo a questa vicenda, che è una vicenda scandalosa. Io credo che finora chi ha gestito il Trivulzio ha pensato di più alla gestione di un grande patrimonio immobiliare fine a se stesso e molto meno a come utilizzare quelle risorse a scopo sociale. E penso che chi, noi innanzitutto, ma il nuovo CDA del Trivulzio, chi avrà compiti di direzione e responsabilità dentro a quello come ad altri enti, dovrà non solo farla finita con la stagione dei privilegi, ma pure capire che quelle risorse lì hanno senso solo se poi diventano, si traducono nella possibilità di aumentare i bagni e le docce per gli ospiti del Trivulzio, per fare un esempio, altrimenti non capisco cosa ce lo teniamo a fare. Poi, scusa, vai. C'è un lettore che ci scrive, una lettrice, Federica Saracino, che chiede, andando proprio nel mese più caldo, agosto, quali sono i progetti per aiutare gli anziani che rimangono da soli in città. Allora, noi abbiamo e chi non può permettersi una badante. Certo. Noi abbiamo presentato un mese fa il piano anticaldo, l'aveva fatto anche il vostro giornale online, l'abbiamo ripresentato alcuni giorni fa, sono in campo numerose iniziative, devo dire la verità, in gran parte frutto del lavoro di chi mi ha preceduto, che io ho confermato, in alcuni casi innovato, però l'impianto è stato quello, in quel caso davvero positivo, messo in campo dall'amministrazione precedente. Sono iniziative che tendono a non lasciare sole le persone anziane in un periodo dell'anno nella quale la città si svuota, anche in un'estate meno calda delle precedenti come questa, ci è andata bene finora, se posso usare questa espressione. E i servizi riguardano il rapporto con la ASL, per essere puntuali in relazione soprattutto a 5.000 casi di persone particolarmente esposte ai rischi della salute che noi abbiamo in un'anagrafe, persone anziane che seguiamo con particolare scrupolo, proprio perché sono quelle che possono vivere pagare un prezzo maggiore in una fase come questa, la consegna dei pasti a domicilio, centri anziani, centri socio-ricreativi che rimangono aperti in questo periodo dell'anno. Faccio due esempi per finirla qui, però per dirvi cosa stiamo facendo: il 15 di agosto ci saranno 11 pranzi in altrettanti centri socio-ricreativi del comune. Abbiamo deciso di non fare più, come faceva la Moratti, un unico appuntamento centrale in cui salutare noi a favore di telecamera un po' di ospiti, ma abbiamo deciso di decentrare questi appuntamenti nel maggior numero possibile di punti della città, il che ci ha permesso peraltro di produrre un risparmio di circa 40.000-44.000 euro. E questo risparmio di soldi, rinunciando a quell'appuntamento, non solo non vede il fatto che non siano sparite le occasioni di socialità, perché ce ne sono di più, ma l'abbiamo immesso nelle spese per l'acquisto dei buoni spesa per i pensionati poveri. Questo nell'idea di coniugare la presenza sul territorio degli appuntamenti nel periodo del caldo e dell'estate e un sostegno ai pensionati più poveri. Un'ultima domanda: la moschea si fa o no? Ma guardate, c'è un gruppo di lavoro coordinato dal vice sindaco Maria Grazia Guida, che sta lavorando proprio su questo. Io credo che noi non è che ci metteremo a produrre una moschea o a realizzare o a progettare una moschea,
ma ci metteremo nelle condizioni di presentare alla città un piano affinché, se ci saranno privati, quindi che metteranno i soldi, e cittadini che desidereranno dar vita ad una moschea, essa si potrà fare come avviene in tutte le città d'Europa. Lo scandalo non è farla, lo scandalo sono gli scantinati, le palestre strapiene, la situazione attuale, quella veramente indegna, in alcuni casi anche pericolosa, che è stata sciaguratamente tollerata in questi anni. Volevo farti una domanda. L'assessore Boeri, seduto lì, dove sei seduto tu, ha detto alla fine del suo intervento di fare attenzione a come si sta comportando la Lega in Consiglio Comunale, che ci sono, si sta comportando bene per certi versi, che ci sono delle possibilità, al di là della propaganda di Salvini, che l'hai definito amico. Amico era ironico, però. No, vabbè, comunque. Beh. No, ci si conosce da tanto, Esatto, volevo sapere se veramente si può dialogare con l'opposizione e che differenze vedi in questi primi due mesi tra PDL e Lega. E con chi dei due si può trovare punti di contatto maggiori? Ma io credo che generalmente sia utile l'apporto dell'opposizione, sia benvenuto, se è costruttivo e propositivo. Non saprei francamente scegliere adesso tra PDL e Lega. Poi ciascuno. Quindi l'entusiasmo di Stefano rispetto alla Lega non trova riscontro. Ma poi non credo che sia. Detto così, entusiasta. Seguite bene la Lega perché vabbè, si sta muovendo molto bene. Se lo dice Boeri, sì. Io sì, sì. Ci mancherebbe. Ubi Maior, Maiorino Cessa. Quindi. Senti Pier, mentre arriva l'altra domanda, intanto noi abbiamo fatto i braccialetti di affari che sono un po' il gioco dell'estate, allora te ne regaliamo uno. Fantastico. Tu preferisci il blu che è il colore di affari o il trasparente che è il valore di affari? Io il valore della trasparenza con una bella scritta perfetto. Blu, così esatto. Si vede meglio. Allora te lo attacco e così ce l'hai. E ecco qua. Oh, grazie. Perfetto. Mai più senza, diciamo. Esatto, così. Esatto. Lo stiamo lanciando. E tra l'altro, il nostro distintivo. Possiamo annunciare vanesianamente che continuerò a collaborare con Affari, esatto. Caro direttore. Esatto, sì, sì. Abbiamo prima, ci siamo visti proprio per questo. La rubrica si chiamava Senza Letizia e quindi. Ora siamo in una fase di gestazione del nuovo. E quindi abbiamo proprio oggi capito che taglio dare e quindi si parte da subito, direi, no? Tu vai in ferie quando? Io vado in ferie il 16 agosto. Quindi magari già prima di Ferragosto. Il pensiero dell'estate. A rilanciarla. Vi costringerò. Una curiosità, scusa Angelo, sabato c'è la Supercoppa Inter-Milan, primo grande appuntamento, primo grande derby della stagione. L'assessore Maiorino vorrebbe vedere sventolare in Piazza Duomo le bandiere rosso-nero e azzurre? Se proprio posso, nessuna. Nessuna. E lui come me è juventino. Io sono fieramente juventino, sì. Quindi io spero in un pareggio deludente. Esatto. Peccato che siano poi andati a giocarsela lì a Pechino. Sì, io non capisco. Business, perché. Business. Pubblicità. Non capisco perché si fanno queste cose, però questo lo chiederò ai miei amici dell'Inter e del Milan. Evidentemente però pensavano di avere più traffico. Invece, sempre su questi temi un po' internazionali, la questione dell'Expo, un altro dei temi sofferenti per la città, per la giunta. L'orto propugnato da Stefano, comunque l'attenzione al futuro di questi terreni, che non sia un futuro di speculazione edilizia immobiliare, ma che sia invece un futuro di, in coerenza col tema dell'Expo, nutrire il pianeta, di biodiversità, eccetera. Come siamo messi? Intanto complimenti a Sala, stanno partendo i cantieri, a ottobre come aveva promesso ci sono le gru, che era un segnale atteso, e quindi complimenti al manager che ha la responsabilità di portare avanti operativamente. Ma in sede politica avete definito questi aspetti, la delega Boeri, la prospettiva attesa del dopo? Ma io credo che l'Expo ovviamente sia una grande opportunità che noi non possiamo permetterci di perdere o di fare male o di giocare male. E sono contento se partono le gru, però penso che noi dobbiamo salvaguardare di più il progetto rispetto a quanto è stato fatto dalla giunta di centrodestra, il progetto originario. E nei limiti dati, cioè dell'accordo di programma, dell'indice di edificabilità stabilito, tutto ciò che ci siamo trovati in eredità, noi dobbiamo fare di tutto per forzare positivamente quei limiti e rimettere al centro i progetti a cui faceva riferimento Boeri.
l'orto planetario, quell'idea di apertura al mondo, cioè il fatto che nel 2015 noi siamo la città del mondo e siamo la città che sa valorizzare il mondo che ha dentro di sé. E anche in quest'ottica, ad esempio, il tema dell'immigrazione, cioè se noi siamo quelli dell'Expo, non siamo quelli che hanno paura della moschea, siamo quelli che vogliono dare il diritto di voto agli immigrati presenti in questa città, siamo quelli che si battono per un'idea di internazionalizzazione di Milano e di restituzione di Milano al mondo al di fuori dei confini della Padania. Quindi l'Expo come occasione anche per internazionalizzare la città. Come grandissima opportunità per essere attraversati dal mondo e per valorizzare il mondo che abbiamo già in casa. In quest'ottica non possiamo fare, l'Expo non può essere solo quella del GRU, lo dico con grande rispetto per il lavoro della società che deve andare avanti, è giusto che vada avanti. Però l'Expo non lo possono fare solo i manager, ci vuole davvero la politica che dia dei chiari indirizzi di contenuto. Ma il commissario c'è, è stato nominato, sarà Pisapia, sarà Formigoni? Siamo in una fase in cui questa cosa va definita, io mi auguro che sia Pisapia, come mi pare accadrà, in condivisione, c'è una formula su cui si sta lavorando, ma io credo che ci voglia una grande collaborazione tra le istituzioni e penso che la Regione Lombardia dovrà cogliere nel fatto che l'Expo si svolge a Milano una grande opportunità e non averne paura. Senti, per concludere, concludiamo con la politica. Tu sei il rappresentante di un PD più giovane rispetto al PD, diciamo, che si può riconoscere nella generazione dei Penati, che non a caso è quella che in questo momento è sul viale del tramonto, diciamo, lo era già politicamente, adesso le vicende giudiziarie accelerano. Ho la sensazione di questo processo, quindi si aprono grandi spazi per la generazione appunto tua dei giovani che con te hanno fatto questo partito, di Gabriele Messina piuttosto che di Francesco Laforgia. E siete consapevoli di questo? Siete pronti a prendere in mano il testimone e a fare di questo partito che la pubblica opinione ancora apprezza al punto da averlo reso, secondo gli ultimi sondaggi, il primo partito italiano, no? Mm-hmm. Direi quasi vostro malgrado, se non avessi affetto e stima per te, non certo per tuoi demeriti, ma insomma il partito non l'abbiamo visto molto a Roma, diviso, incerto, con linguaggi plurimi. Allora, può partire da Milano e da questa generazione una parola nuova rispetto alla vera alternativa al Berlusconi, al berlusconismo in Italia? Beh, se non parte dal PD e se non ha nel PD di Milano un motore, non capisco come facciamo a costruire l'alternativa. Peraltro si dice sempre, ed è giunta l'ora di praticarlo, questo tipo di aspetto. Io credo che noi siamo in diversi tra i 30 e i 40 anni, peraltro io non faccio il ragazzino perché ho 38 anni, sono iscritto a un partito da quando ne ho 14, quindi sono da questo punto di vista un caso clinico, non è che... insomma, quindi non è che faccio quello che è appena arrivato perché farei ridere, però penso che siamo in diversi ad avere queste responsabilità. La Forgia, il segretario cittadino, Cornelli, il segretario provinciale, tante persone come Gabriele Messina a cui facevi riferimento in gamba, o pensiamo anche a Pierfrancesco Maran, assessore a tantissime cose importanti di questa città, e credo che abbiamo questa opportunità che ci deve vedere magari un po' più capaci rispetto al passato di fare rete tra di noi al di fuori dell'appartenenza alle correnti verticali imposteci dalla dinamica dei cinquantenni, dinamica che io penso serenamente dobbiamo lasciare al passato. Lo dico senza alcuna ansia distruttrice, non è questo il punto, però credo che il primo contributo che noi possiamo dare e dobbiamo dare è fare bene il nostro lavoro. Liberarvi del correntismo. Sì, liberarci del correntismo, ma attraverso l'azione che uno fa. Io adesso, se mi occupassi nei prossimi mesi di correnti e sottocorrenti e non di anziani, disabili, immigrati, innovazione nel welfare, farei un errore grave, anche rispetto alla necessità di cambiare la politica. Bene, io direi che ci siamo, avevamo programmato un'ora e quindi siamo stati nei tempi, non ci resta che augurarci buone ferie, buon lavoro per te che so che quest'anno gli assessori fate delle
turnazioni presidierete la città, anche sì, perché se no la gente è già un po' arrabbiata con voi politici. Questa ho letto di ferie incredibili, ecco, di alcune categorie della politica, devo dire, io non le ho mai fatte così lunghe neanche quando facevo il consigliere comunale. Però noi sarebbe grave se non andassimo, cioè se non facessimo quello che dobbiamo fare in queste settimane. Devo dire che non ci costa neanche una grande fatica, perché comunque è una straordinaria esperienza quella che stiamo iniziando a fare, che mette un'adrenalina giusta. Senti, qual è il tuo sogno in conclusione? Cioè così? non saprei dirti così. Diciamo che ho la necessità, dal punto di vista politico, già questa mia risposta sarebbe da analizzare, ma dal punto di vista politico più generale, come voglio, ma io voglio vivere liberamente e dignitosamente in questo tempo. Mi piacerebbe riuscire a fare alcune cose, essere utile, e poi voglio continuare a scrivere. E quello volevo dire, che tu sei anche un assist per ricordare il mio libro che avete così gentilmente recensito, Togliendo il dolore dagli occhi, così facciamo proprio uno spot orrendo. E, se posso metterla proprio sui De Amici, siamo partiti dal libro cuore. Esatto, chiudiamo con... Posso tornare al libro cuore? Sì. Io però sento molto il bisogno di stare qualche giorno con mio figlio in montagna, quindi è un sogno minimale e che farà però piacere anche a quelli che spavento col Pride, credo, no? Perché questo penso, un figlio nato regolarmente, un matrimonio regolare, tradizionale. E in effetti io ho incrociato tua moglie l'altra sera e mi ha detto che ti vede poco, che comincia a essere Andrebbe indagata questa cosa, che vi siete incrociati, ma finiamo da qua. Sì, scusate, anche tu. Se tuo figlio tra 20 anni ti dicesse sposo un immigrato del Ruanda o sposo un leghista, cosa sarebbe peggio? Beh, non ho dubbi, un leghista. Bene. Grazie a Pier, buon lavoro e saluti ai nostri ascoltatori.